la partenza della missione del Partito Nazionale Fascista, che con a capo l'ambasciatore Paolucci di Calboli si reca in Giappone per cementare sempre più i vincoli culturali e politici delle due grandi nazioni imperiali, è stata salutata dall'ambasciatore del Giappone Sua Eccellenza Hotta, dal direttore generale per gli affari dell'Estremo Oriente al Ministero degli Esteri, dal capo della segreteria particolare del ministro Conte Ciano, dal capo del centro stranieri del Partito Nazionale Fascista e da numerose altre personalità.